non ha mai fatto il letterato di professione, no. La sua attività è sempre stata quella di impiegato, prima ai Magazzini Generali, se non ricordo male, sì, di Fiume, e poi qua a Genova al Consorzio del Porto. Sì. Come si conciliava l'attività di lavoro con quella dello scrittore? Ma guardi, a Fiume cercavo di fare il meno possibile come impiegato e chiudevano un occhio, capisci? Anche perché se fossi stato zelante chissà cosa mi avrebbero affibbiato, è vero. Dunque cercavo di passare inosservato. E qui al consorzio non parlavo di letteratura. C'era altri che, non so... Che se ne occupavano. Sì, se ne occupavano, si chiudevano, eccetera, insomma. Mi ricordo il mio, come si chiama, capo ufficio, capo servizio era. Pubblicò un libretto di poesie. Ma in ufficio le venivano delle idee sui racconti? No, o no? In ufficio no. Invece negli intervalli, mi raccontava nell'ora di pranzo? Beh, ho detto sì. Ma non è molto importante. Importante era trovare il tempo per scrivere queste cose. Per esempio a Pisa scrivevo moltissimo perché così insomma... C'era Aldo Camerino sul Gazzettino che me ne pubblicava 5 al mese, anche se mi dava poco. Insomma, 5 al mese era qualcosa. Quanti racconti avrà scritto nella sua vita? Moltissimi. Più di 1000? Ma 1000 non lo so, 500 sì. Perché che ritmo di scrittura teneva? Un racconto alla settimana, anche di più? Anche di più, senz'altro. Veramente, quando arrivai a Pisa, anzitutto scoprì che nella mia immaginazione la Torre della Fama era sempre stata nel posto giusto. Capisci? Ah, quindi si è ritrovato con la sua fantasia. Con la fantasia, no. E poi sono convinto che in quella zona lì gli spiriti italici mi dettero una mano, per dire, sai, hai avuto il fegato di arrivare fino qui, ti diamo una mano, via, su. No, non pensavo che me la sarei cavata così con disinvoltura, perché avevo una padrona di casa che era una peste, tra parentesi era genovese. Ecco, gli spiriti fantasmi sono sì, appunto degli ingredienti della sua narrativa. Cosa sono i fantasmi per lei e gli spiriti? Ma i fantasmi per me sono nella mia testa, quando mi sveglio non ci sono più e non mi rompo le scatole per niente. Di notte appaiono? Sì, di notte. E che cosa fanno? Ma non sono neanche fantasmi, semplicemente sono persone, delle persone che io poi le trasformo. Ecco, prendo ad esempio un romanzo di Fenga, di cui ha pubblicato qualche pagina su Resina, no? Lui dice, incomincia a dire l'ombra, e qui è l'ombra. Ma perché l'ombra? Dici Caio, dici Sempronio. E poi lo farai capire che è un fantasma. Che è un sì, fantasma. Non devi incominciare a dire il fantasma andava qui, andava là. Ma sì, che... Certo. Insomma. Ma nei sogni che cosa fanno i fantasmi? Non fanno niente. Sono vivi, viventi nel sogno. Sono una vera illusione, ma io li trasformo in fantasmi. Mi faceva comodo così, no? E sono sempre stati una presenza della sua narrativa, tranne forse lo Osteria sul Torrente un po' diverso, sì, no? Sì. Rispetto a, diciamo, alla fortuna del sì, fantasma e anche dal racconto breve. Sì, sì. Cioè è all'incirca a metà degli anni 30 che lei in qualche modo scopre se stesso e la sua sì, strada. Non soltanto, ma direi che mi sono liberato così da un carocismo, diciamo, sì, capisci? Ho capito che era una persona intelligente, ma non era la fine del mondo, no? E che da una scrittura solariana, si sì, dice. E che per esempio gli scrittori come Papini, Palazzeschi, Soffici e poi tutti gli altri, non so, per esempio Camillo Sbarbaro, tutti gli autori dei poeti d'oggi di Papini e Pancrazi, erano gente che sapeva il fatto loro molto più dei carocini, dei solariani, insomma, ma anche altro, non so. Ecco, prenda 48 Gambini, no?
48 Gambini pubblicava le Einaudi, oh. Eppure le cose sue io le trovo noiose. Infatti non è più ripubblicato da tanto tempo. Era bravissimo, non solo la Rosa Rossa, sì, ma quella l'onda era... dell'incrociatore. Sì, oh, no, ma l'onda dell'incrociatore io cercai l'onda, ma non la trovai mai. No, davvero, pensavo che mi avesse parlato di un'onda che magari seppelliva tutti quelli che stavano morendo in acqua, eccetera. Invece niente, era una sola. E Sciascia, se non ricordo male, in un intervento sosteneva che c'era un autore ungherese, Lerner Tolenia, con cui poteva esserci qualche affinità, no? Sì, ma non era ungherese, era tedesco. Era tedesco, sì. Austriaco. Ma lei ovviamente leggeva anche in tedesco, sì. Quindi nell'ambito della letteratura austriaca. Va bene, io leggevo in tedesco per divertirmi, comprendo, come ho letto tanti libri in francese o anche in americano, per puro divertimento, non per sapere la lingua. Poi, non so, a Pisa queste cose servivano, è vero, sotto sotto. E infatti quando qualche americano parlava con me e mi correggeva l'accento tonico o la pronuncia, eccetera, lui capiva e continuava a parlare con me perché sentiva che c'era della teoria, sbagliata, ma c'era, no? Se no uno ti guarda in faccia e passa oltre, se non dimostri di sapere, no? Certo. Ma... Però lei non si sente un autore mitteleuropeo? Ma non lo so. Non posso dirlo. Non posso dirlo. Il suo sguardo è sempre stato alla letteratura italiana, decisamente. Addirittura toscana. Addirittura toscana. Infatti per me, non so, il re del Bacco in Toscana, Bacco in Toscana, o Guido Cavalcanti, o anche Collodi, nipote, no? E sono gente felice perché scrivono con disinvoltura, dicono quello che gli passa per la testa, non devono faticare tanto. Ecco, lei soffriva di non avere una lingua adeguata? Non soltanto la lingua, ma anche un ambiente. Ma la ricerca della lingua, sì, è stato qualche cosa che l'ha portata ad avere poi più stesure nei suoi testi, nei suoi racconti, oppure a uno stato più di insofferenza? Non lo so. Guardi, io avevo tante idee in testa da ragazzo. Mi ero ancora impiegato alla Banca d'Italia quando andò a Susa a trovare un libro di Pidigrilli stampato in croato. E mi accorsi che non era facile capirlo, era cocaina, che in italiano sì, ce l'aveva lì, no? Sì, sì, certo. Però la grammatica è tale per cui è più facile che il croato lo impari uno che sa benissimo il latino, perché il latino non ha l'articolo, no? C'ha tutto declinazioni, coniugazioni, eccetera. E passare dall'italiano al croato è difficilissimo. Perché lo andò a leggere in croato? Così, per puntiglio. Per puntiglio? Sì. Non soltanto, ma quando qualcuno mi disse che era uno slavo, no? Io pensai, poi non sapessi com'è difficile essere slavi. Come? Io fui a Belgrado, per esempio, e io mi arrangiavo con l'inglese di Balcani, cioè col tedesco, no? I camerieri, qua e là, nei bar, eccetera, bastava parlare tedesco, te la cavavo. Un mondo. E vedi, con Barilli ho parlato di... Con Barilli? Con Bruno Barilli. Bruno Barilli. Sì. Lì da Ragno. No? Da Ragno dove? A Roma. Mi dice che lui passava spesso per Fiume perché sua moglie, che è una principessa serba, sa, una principessa serba, insomma. Però doveva essere di un posto molto bello, sul Danubio, no? Ecco perché io non stimo molto il Gran Danubio del Magris. Del Magris, sì, sì. Perché è un Baedeker, una guida, ma sì, non l'ha vista lui con i suoi occhi. Il Danubio è bello, sa, è un mare che cammina, insomma, specialmente laggiù, dalle parti dove c'era sta principessa di Bruno Barilli. E Barilli ha avuto dei rapporti così...
Semplici con Bruno Barilli oppure con... No, quella volta abbiamo parlato e niente più. Con quali scrittori italiani ha avuto più consuetudine di amicizia? Pochissimi. Bonsanti forse? Una volta, cioè la volta che gli dici che scriveva troppo bene. Troppo bene. Sì, infatti scriveva troppo per quegli articoli che ci volevano per oggi, no? Lui sarà illuso, sai, perché Benedetti magari gli ha pubblicato uno o due articoli, lui vedeva già la possibilità di continuare, invece no. Lei ha tutta una serie di coetanei, grandi narratori italiani, Pavese, Moravia, Soldati, Bozzati, sono tutti più o meno nati nel suo anno o gli anni successivi e venuti fuori come lei negli anni 30. Però guarda, prenda un po' d'esempio. Moravia sì, era malato, poverino, e aveva tanti handicap, è vero, no? Nei confronti di chi andava al bagno, nuotava, faceva il cavolo che voleva, eccetera. Però lui viveva a Roma, in una Roma, era abituato a una grossa città, insomma, conosceva gente, eccetera, eccetera. Vuoi mettere con uno che viveva a Fiume, eh? Certo, perché poi i Soldati e Pavese vivevano a Torino, era sempre... È una bella città. Differenza, insomma. E non aveva mai pensato andare via da Fiume? Sì, ci ho pensato, ma non era facile, insomma. Perché non era facile? Guardi, il presidente dei Magazzini Generali di Fiume era un fascistone che divenne prima sottosegretario alla Marina Mercantile e poi addirittura ministro delle comunicazioni, no? E se per esempio io passavo per via del Tritone e lui passava in macchina, no? Dopo poco al suo segretario diceva: cosa fa Morovic a Roma? Come dire... Sì, sì, come si permette. Sì, non prendi. Poi quando videro che sapevo fare, eccetera, magari mi avrebbero aiutato. Ma erano momenti in cui io non avevo voglia più di farmi aiutare. E la possibilità di... Ecco, per esempio il mio direttore generale va alla Marina Mercantile, entra il sottosegretario della De Marsanic, no? Zio di Moravia. Sì, magari, no? E dice: ah, c'è nuovamente un articoletto di Morovic sul Messaggero, no? E poi il direttore mi fa: boh, il Messaggero, lo leggono le portinaie, capisci? Come dire, e non era vero. Beh, certo, era uno dei giornali. Lo leggeva anche il Duce per sapere, per organizzare il matrimonio della sorella della Clara, no? Miriam Petacci. Sì, Miriam Petacci. Ma meglio non esserci cascati, chissà che disgrazie mi sarebbero successe. Se fosse stato appoggiato da... No, ma appunto a Roma, no? A Roma. Ecco, Fiume negli anni di guerra, come si visse la guerra a Fiume? Uno dei suoi libri che a me è più caro è La nostalgia del mare, che... È una serie di racconti, sì, fantastici, ma anche con tutta un'allusività a un periodo storico vissuto e anche drammaticamente vissuto. Sì, sì. Penso soprattutto agli anni tra 44 e 46. Infatti, da noi la guerra cominciò dopo l'8 settembre. Infatti. Poi continuò quando finì, qua. Sì, sì. Sì, sì. Com'era la vita a Fiume? Difficile, difficile. Tenga conto che nel 42, fui a Milano per motivi di lavoro, andai al macello per vedere macellare dei bovini, così tanto per farmi un'idea, perché a Fiume avevamo il parco bestiame, capisci? E poi feci un salto fino a Como, e beh, vedi le vetrine delle pasticcerie piene di roba a Como ancora, da noi non c'era più niente. Già nel 42? Sì. Non soltanto, ma perché era una città che non aveva un retroterra agricolo e che poi questo retroterra agricolo era diventato straniero, no? Jugoslavia. E dunque semmai queste donnette, piuttosto di subire le angherie delle nostre guardie di finanza o angherie, insomma le difficoltà, eccetera, se ne andavano a Susa a vendere in Croazia, no? Insomma. E il momento appunto della caduta nel 45 con l'arrivo dei titini ci furono... No, però fu la frittata,
diciamo, finale. Infatti nei suoi, nei racconti della nostalgia del mare ci sono tutte queste anche figure di allusione di violenze evidenti in strada e anche di personaggi scomparsi misteriosamente, no? C'è una vaga idea di un massacro in qualche modo. Sì, è un massacro, però io ho tanta paura che tanta gente si è esposta troppo. Si è esposta troppo nella Repubblica Sociale? Non nella Repubblica Sociale, per esempio con i tedeschi in casa. Infinite ragazze andavano con i tedeschi con una disinvoltura incredibile, eccetera. Quelle che scapparono se la cavarono, ma tante e ci lasciarono la pelle. Io una volta mi trovo a letto con una signora, no? Questa signora tirò fuori la fotografia di una ragazza che conoscevo benissimo, no? E la ragazza di cui le scrissi quel raccontino per... Sì, quello per Reapalos, sì. Che lo può, ma come poteva... Sogni di una vigilia. Ma come poteva questa ragazza pensare che se la sarebbe cavata? Forse se la sarebbe cavata se avesse avuto 20 anni, ma lei ormai ne aveva 35, 36, aveva pestato i cali chissà quanta gente, chissà quanti aveva detto di no, era una bella figliola veramente. Ci lasciava bene, io non so dove finire. Ecco, e anche altre, per esempio, mi ricordo di una che la notai perché la vidi con un libro di Bontempelli, Eva Ultima, no? Dunque sì. Pensai, beh, non è una stupida, perlomeno tenta di leggerlo, no? Certo. E anche quella è sparita. E tutta questa... Per cattiveria, per invidia, per tante... Ecco, ma erano fatte poi magari, ovviamente si innescavano dei motivi di vendette personali all'interno sì. di... Sì, ma poi anche per portare via della roba, capisci? Tu la fai sparire e poi vai nella sua abitazione e prendi tutto, no? Lei ebbe dei guai o no? No. I guai li ebbi dopo, quando voglio andarmene, assolutamente. Ma guai insopportabili, insomma. Cioè di che tipo? Non so, un mese a lavorare per pochi soldi, tipo lavori forzati, legna, eccetera. Perché nel periodo di occupazione titina lei continua a lavorare in magazzini generali? Sì. Anzi, mi dettero delle cariche. Anche delle cariche? Ma non volevano lasciarla andare via? Non volevano, facevano quelle difficoltà di cui in parte avevano anche ragione, no? Perché ero sotto l'Italia un cittadino italiano nato all'estero e dunque l'estero era venuto a Fiume perché volevo andare, non c'era una ragione. E lei andò via da Fiume nel 48, no? No, nel 50. Nel 50? Regolarmente. Dopo 15 anni, ma la situazione si era ormai assestata in città, no? Sì, sì, era vuota. Era vuota? Sì. E quindi lei non pensò mai di rimanere come Ramusso, come altri? Sì, ci pensai, ma sapevo una cosa, che sarei diventato un croato. Quindi sempre di più avrebbe perso la lingua italiana? No, non avrei perso la lingua italiana, mi sarei fatto un cimiciaio di nemici, capisci? Perché chi si sentiva qualcuno comunista e italiano, no? Avrei detto, ma guarda sto rompiscatolo, questo è anche croato, insomma no, era meglio andare senza. E questo credo di averlo detto a una certa Lila Čepak, che crede di essere una slava, ma non lo è, che è troppo... No. A Fiume è tornato altre volte dal 50. Come l'ha rivisto la sua città? Piccola. Piccola? Con la macchina la si passa in un attimo. Ma più piccola, no? Sì, sì. La più piccola. In barba ai palazzoni che hanno costruito in periferia, eccetera. Ha rimpianti di Fiume? Non saprei. Non so.